A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Inizia il webinar dal titolo Covid-19, patogenesi, punto di vista dello pneumologo. Eventuali domande al relatore potranno essere inserite nell'apposita sezione. La parola al professor Venerino Poletti, Dipartimento di Malattie del Torace, Ospedale Morgagni di Forlì, Department of Respiratory Disease and Allergy, Aarhus University Hospital. Buonasera a tutti, benvenuto a questo webinar sulla patogenesi dell'infezione da coronavirus SARS-CoV-2. Questo virus fa parte di una famiglia denominata Nidovirales, ordine denominato Nidovirales, e in questo ordine sono inclusi vari coronavirus. I coronavirus sono molto diffusi in natura, sono causa di infezioni in molti animali domestici e non. Sono classificati in quattro generi, alfa, beta, gamma e delta. Quelli che interessano l'uomo sono di due generi, gli alfa e i beta, e il SARS-CoV-2 fa parte dei beta coronavirus. In questo genere sono inclusi coronavirus di poca importanza clinica, che possono dare in genere un raffreddore, forse qualche gastroenterite nei bambini, ma sono anche inclusi tre importanti virus: il virus della SARS, che ha dato un'epidemia nel 2002, il virus della MERS, o Middle East Respiratory Syndrome, che dal 2012 colpisce il Medio Oriente, in particolare l'Arabia Saudita, e più recentemente il virus della Covid-19. Questo virus ha in comune il 79,5% delle sequenze geniche col virus della SARS e il 96% di tutta la sequenza genomica con un virus che è stato identificato nei pipistrelli. Infatti si pensa che l'origine, il salto di specie sia avvenuto da un pipistrello attraverso un sconosciuto ospite intermedio infine all'uomo. C'è un lavoro recentissimo che riconosce due tipi maggiori di virus, l'LS e quello più in circolazione dovrebbe essere il sottotipo L, circa 70%. Ci sono ancora discussioni se l'L sia più aggressivo del variante S. È un virus a RNA, singolo filamento positivo, è il virus RNA col più lungo filamento di RNA ed è una particella con un capside che ha un diametro di 120-160 nanometri. La replicazione è abbastanza complessa. Abbiamo due fasi. Nella prima fase c'è la produzione di un RNA polimerasi e in una seconda fase da un filamento negativo di RNA, che è una copia dell'RNA primario, si ha la produzione di proteine strutturali e non strutturali. Tutto il ciclo virale avviene nel citoplasma e in particolare il virus viene assemblato nel reticolo endoplasmatico rugoso, poi si passa al Golgi e infine viene liberato al di fuori della cellula attraverso un'esocitosi. Le proteine non strutturali sono varie, la più importante è un RNA polimerasi. Le proteine strutturali sono quattro fondamentalmente: la proteina del capside, la proteina transmembrana, la proteina che avvolge il filamento di RNA o la proteina del nucleo capside e infine la proteina spike, quella che dà la forma corona del virus perché si proietta all'esterno come proprio punte di una corona solare. È questo che dà il nome al virus, appunto. La trasmissione avviene
per via respiratoria, attraverso le goccioline emesse quando si parla o anche quando si respira, ed è una diffusione quindi che somiglia a quello del virus influenzale. Può avvenire anche per contatto diretto con le membrane mucose o quando si toccano superfici che contengono queste goccioline non ancora essiccate, in cui il virus può sopravvivere per un tempo più o meno lungo, e quando poi la mano viene a toccare le mucose dell'occhio, del naso o della bocca. Si pensa che il virus possa essere diffuso in questo modo per una distanza al massimo di 2 metri dalla persona infettante. È controverso il fatto che questo sia, il virus possa essere presente anche in aerosol, anche se c'è un recente articolo sul New England Journal of Medicine che dice che il virus può rimanere nell'aria attorno alla produzione dell'aerosol fino a 3 ore, anche se la carica virale decade abbastanza rapidamente entro un'ora. I livelli di RNA virale sono più alti, più importanti appena compaiono i sintomi, però la trasmissione può avvenire anche da persone asintomatiche. Anzi, questo sembra essere una diffusione non sufficientemente considerata nei precedenti studi o nelle precedenti analisi della trasmissione virale. Addirittura si dice, c'è uno studio che dice che la carica virale può essere almeno nelle mucose nasali più presente poco prima della comparsa dei sintomi. Un numero importante che ci dice quanto possa essere la facilità di trasmissione del virus è il cosiddetto R con zero, che varia, secondo alcuni studi, da 2,5 a 3,5, anche se probabilmente ci sono anche dei forti o dei potenti diffusori. Cosa vuol dire questo numero? Che una persona può infettare da 2,5 a 3 perso 3,5 persone, e quindi la produzione, la diffusione del virus si sviluppa secondo questa scala. Il virus può diffondersi però anche attraverso le feci. Questo soprattutto è stato descritto nei bambini. Vedete questo lavoro che è comparso su Nature Medicine recentemente? La presenza di virus nelle feci è abbastanza prolungata nel tempo, fino a 26-27 giorni, mentre è molto più ridotta nei bambini nel prelievo nasofaringeo. E quindi la diffusione orofecale del virus, soprattutto attraverso i bambini, può essere una fonte di infezione che va considerata. La virulenza di un patogeno è in relazione a 4 punti fondamentali, quindi la suscettibilità di una persona e la gravità della malattia dipendono da questi fattori: il meccanismo di esposizione, il sito di infezione, lo stato immunitario, l'età, lo stato generale di salute della persona, la genetica del virus dell'ospite, ma anche la dose virale, cioè la carica, cosiddetta carica infettante. Ora, ci sono fattori prognostici clinici già riconosciuti, sfavorevoli, che sono l'età, il sesso maschile, la presenza di comorbidità, in particolare ipertensione arteriosa, diabete di tipo 2, obesità, ma anche malattie cardiovascolari in genere, ma non vi sono, almeno io non ho reperito dati chiari sul ruolo della carica infettante. Questo è un punto che andrebbe considerato perché, per esempio, avere più pazienti in stanze vicine potrebbe essere un problema per quanto riguarda la carica infettante. E comunque, un fatto essere infettati da pochi virus, e io credo che questo sia vero, è un fatto essere infettati, cioè acquisire la malattia da un numero, da una carica infettante elevata. Il virus entra nella cellula perché si aggancia ad un recettore che è identico al recettore che usava il parente stretto della SARS-CoV-2, cioè il SARS-CoV,
ed è questo recettore, è un enzima, è l'ACE Converting Enzyme tipo 2, è una proteina di transmembrana e l'affinità del virus SARS-CoV-2 nei confronti di questo recettore è molto alta, da 10-20 volte più alta rispetto all'affinità che ha il virus SARS-CoV. E questo può spiegare, per esempio, la facile infettività di questo virus. L'ACE2, questa proteina di transmembrana, è presente in varie parti, in varie strutture del corpo umano, in particolare è presente qui nella figura E, è presente nei pneumociti di tipo 1, di tipo 2, nell'endotelio del parenchima polmonare, più che nelle vie aeree, è presente negli enterociti, è presente nei miociti, è presente nel miocardio. È presente in altre strutture, ma direi che questi sono tre punti fondamentali: parenchima polmonare, enterociti e miociti. Qual è il ruolo dell'angiotensin converting enzyme 2 nell'omeostasi alveolare o del sistema parenchimale polmonare? Abbiamo visto che è presente nelle tre principali strutture o tre principali elementi cellulari degli alveoli. Un aumento può essere può agire come meccanismo controregolatore nei confronti dell'ACE è l'angiotensin converting enzyme importante nel polmone per quanto riguarda la pathway renina angiotensina. La perdita di questa proteina di transmembrana o la perdita di espressione porta i modelli animali ad una particolare suscettibilità al danno polmonare acuto. L'iniezione di ACE2 umano ricombinante attenua il danno polmonare acuto in topi knockout per l'ACE2 o anche in topi wild type. L'aumento dell'ACE2 sembra, in alcuni esperimenti, aumenta, ha un ruolo nel ridurre la permeabilità dell'interfaccia alveolo-capillare e infine l'ACE2 ha un effetto protettivo contro il danno polmonare acuto indotto dai lipopolisaccaridi iniettati nel polmone. E infine, quando il virus si attacca all'ACE2, si fonde con la membrana cellulare e viene liberato nel citoplasma, la componente nucleocapsidica, ma l'attività replicativa è soltanto iniziata, stimolata se è presente una proteasi, questa invece di origine citoplasmatica, che diciamo così, stimola e dà inizio al processo replicativo. Questa proteasi si chiama TMPRSS2 e, come vedremo, può essere un target terapeutico. Ora noi abbiamo a che fare con un virus che ha particolari capacità infettanti, replicative, ma anche che ha una possibilità, anzi ha una necessità di essere sottoposto all'immunità innata e all'immunità acquisita dell'organismo ospite. L'immunità innata si realizza all'arrivo del virus, l'immunità acquisita o adattativa appare in genere in tutti i modelli virali, in particolare i modelli virali da RNA, da 4 a 10 giorni dall'arrivo del virus nel tessuto o negli organi umani. L'immunità innata si avvale dell'attività di molte cellule, i leucociti polimorfonucleati, i monociti e i macrofagi, i neutrofili attivati, e i macrofagi e i monociti qui fagocitano questi microorganismi e in parte o in gran parte riescono ad eliminarli. Anche le cellule dendritiche, le cellule natural killer, le mast cell hanno un ruolo nell'immunità innata. E queste cellule si associano poi alla produzione di sostanze, in particolare citochine e chemochine, che sono
mediatori essenziali dell'attività dell'immunità. Si parla di interferone, si parla di proteina C, cross-reactive protein, di interleuchine, compresa l'interleuchina 6 e anche di altri sistemi. Questi sono elementi cardine dell'immunità innata. Voi vedete l'interferone gamma, varie interleuchine, l'interleuchina 1, il tumor necrosis factor alfa, l'interleuchina 6, l'interleuchina 12 e così via, con la produzione poi di fattori tossici H2O2, LNO e così via. Quindi questa è la possibilità, in particolare dovuta all'espressione di macrofagi tipo M1, del contenimento della malattia. L'immunità acquisita si realizza quando il virus è trasportato a livello dei linfonodi, che drenano la parte infettata, e quindi con la presenza dell'attivazione di linfociti T e di cellule B, quindi la produzione E di sostanze, in particolare di sostanze di interleuchine, compresa l'interleuchina 6, e anche la produzione di anticorpi specifici contro l'agente infettante. Questo è diciamo così, il modello di immunità che si realizza nelle infezioni virali e che con molta probabilità si realizza anche nell'infezione da SARS-CoV-2. Abbiamo altri dati però da analizzare per considerare la patogenesi dell'infezione da SARS-CoV-2. L'anatomia patologica. Abbiamo alcuni dati che derivano da reperti autoptici o in alcuni casi da biopsie, ma anche dati che derivano dall'analisi dell'imaging, in particolare della TAC. Molti di questi pazienti hanno una splenomegalia, almeno nella fase iniziale. Alcuni sviluppano invece una riduzione di volume della milza in fase avanzata, hanno un'epatomegalia, in particolare un aumento del lobo caudato del fegato, e nel polmone noi abbiamo la presenza di, come nella figura B, di materiale proteinaceo negli spazi alveolari. All'interno di questo materiale proteinaceo voi potete vedere queste piccole cellule che sono linfociti. Abbiamo anche materiale proteinaceo, probabilmente espressione di una importante leakage della barriera alveolo-capillare, quindi edema ricco in proteine, iperplasia dei pneumociti di secondo ordine. E vedete alcune cellule giganti con inclusioni in particolare citoplasmatiche, probabilmente espressione del danno citopatico del virus. E al microscopio elettronico si è visto che queste cellule contengono particelle virali. Nel fegato, voi vedete, abbiamo un infiltrato linfocitario lungo gli spazi fra le cellule, fra gli epatociti, steatosi. E poi vedete, possiamo avere anche un infiltrato linfocitario nel miocardio. Questo è un altro studio, invece vi fa vedere la presenza di edema. Questo quadro assomiglia molto all'edema cardiogeno. Cioè, un quadro istologico del genere può essere confuso con quello dell'edema cardiogeno, perché il materiale proteinaceo è molto roseo, molto poco grossolano, come si vede nell'edema polmonare cardiogeno. E questo, a mio parere, spiega probabilmente perché questi pazienti si be beneficiano della pronazione. E in altre aree c'è un aspetto di cosiddetta acute fibrinous organizing pneumonia, con accumulo di molte fibrine. E voi vedete cellule sinciziali o cellule giganti, espressione del danno citopatico. E ancora una volta, qui abbiamo il materiale proteinaceo, qui granuloso, che ricorda vagamente la proteinosi alveolare. E infatti, questi pazienti all'attacco hanno spesso un aspetto crazy paving. Qui vi è un infiltrato interstiziale linfocitario con ispessimento dei setti. Qui aspetti di polmonite in via di organizzazione e accumulo di macrofagi in grande quantità. E infine sono stati documentati microtrombi nel parenchima polmonare di questi soggetti.
Quindi abbiamo un danno alveolare diffuso o aspetti di cosiddetta acute fibrinosa organizing pneumonia o aspetti di organizing pneumonia un po' particolari, sia per la presenza di un edema che assomiglia più all'edema cardiogeno che all'edema del danno alveolare diffuso dell'ARS, dove le membrane ialiche sono più evidenti, e abbiamo anche l'accumulo di linfociti e la presenza di microtrombi. Linfociti, macrofagi e microtrombi. La fisiopatologia è peculiare. Questi pazienti sviluppano una severa ipossemia, ma difficilmente accusano dispnea. Comunque il grado di dispnea accusato è del tutto non corrispondente al quadro hemogas analitico. La compliance è molto conservata, per cui questi polmoni si espandono facilmente allo stesso livello di danno fisiopatologico o di quadro emogas analitico. La compliance è molto più alta rispetto a quella della ARDS e vedete ci sono dei buoni risultati dopo la pronazione. Poi ci sono altri elementi clinici che ci possono aiutare, o laboratoristici che ci possono aiutare a comprendere la patogenesi. Ci sono dati di laboratorio che hanno sia un significato diagnostico che prognostico. La diminuzione dei linfociti, per esempio la linfopenia, anche 300 linfociti totali, o anche meno, è un quadro abbastanza caratteristico. In alcuni casi vi è una trombocitopenia e vi è invece un aumento di vari markers biochimici, l'LDH, la troponina cardiaca, CPK, ma soprattutto il D-dimero, la ferritina serica e la interleuchina 6. Anzi, voi vedete questi marker aumentano o rimangono elevati nei soggetti che avranno prognosi peggiore ed aumentano, voi vedete, a partire dal settimo giorno, questo è il D-dimero, la conta dei linfociti, vedete, rimane bassa in coloro che hanno una prognosi peggiore, mentre tende a crescere dopo il decimo giorno in coloro che hanno una prognosi migliore. L'interleuchina 6 tende ad aumentare a partire dal decimo, tredicesimo giorno, in chi ha una prognosi peggiore, invece rimane bassa nei pazienti che hanno una migliore prognosi. La ferritina inizia ad aumentare a partire dal quarto giorno in coloro che hanno una prognosi peggiore. La troponina cardiaca, vedete, aumenta a partire invece dal sedicesimo giorno. Ed infine l'LDH può essere già alto all'esordio, comunque tende ad aumentare in coloro che vanno male a partire dal settimo giorno. Noi abbiamo dati di D-dimero addirittura di 19, addirittura di 30.000, quindi è un valore molto elevato rispetto ai valori osservati in altre patologie. E quindi ci sono evidenze sempre più numerose che suggeriscono che alcuni pazienti possano rispondere all'infezione da SARS-CoV-2 con una reazione citochimica esuberante che assomiglia a quella che accade nella sepsi batterica o nella sindrome emofagocitica. E vedete, oltre all'interleuchina 6, queste sono tutte le interleuchine, tutte le proteine dimostratesi essere elevate nei pazienti con SARS-CoV-2 o con Covid-19, che è la malattia vera e propria. Abbiamo però anche il GF-CSF, il GM-CSF, ovviamente l'interferone gamma, l'IP10 e tutte le proteine associate ai macrofagi, la platelet-derived growth factor, il tumor necrosis factor alfa e fattori di angiogenesi. E un altro dato importante che deriva dall'osservazione clinica, voi vedete che i pazienti tendono a sviluppare dispnea a partire dal sesto giorno della comparsa dei primi dal sesto giorno della comparsa dei primi sintomi, sia in coloro che avranno una prognosi buona e in coloro che avranno una prognosi cattiva. Il quadro di sepsi o di simil sepsi o di simil sindrome emofagocitico di ARDS compare a partire dal giorno 10-12 della infezione. Quindi il profilo clinico può essere così riassunto:
Il 14% dei casi confermati, almeno nelle casistiche pubblicate in Cina, hanno un quadro severo con polmonite seria e riduzione e dispnea. Un altro 5% svilupperà un'insufficienza respiratoria evidente, un quadro di settico di insufficienza multiorgano con mortalità molto alta. La mortalità è molto discussa in Cina, era sul 2,5-3%. In Italia abbiamo dati differenti, ma non ci sono ancora spiegazioni esaustive su questo. E comunque sembra che il profilo clinico possa essere definito come un two-step clinical profile, cioè un quadro clinico a due gradini, osservato almeno in un sottogruppo di pazienti. Questo doppio step clinico può essere confermato, comunque può trovare una conferma radiologica. Questo è uno studio pubblicato recentemente su Radiology, tutti i lavori sono ahimè pubblicati recentemente, che hanno osservato una comunità chiusa nella Diamond Princess. Ebbene, in questi 112 pazienti inclusi nello studio, il 73% era sintomatico e il 54 di essi aveva opacità polmonare e non aveva sintomi. Il 27% era sintomatico e l'80% aveva un quadro radiologico evidente. Nei pazienti asintomatici prevaleva il quadro ground glass, mentre nei pazienti sintomatici prevaleva il quadro di consolidazione alveolare. E lo score di severità radiologica era più alto nei soggetti asintomatici, particolarmente nei lobi inferiori. E quindi è possibile ipotizzare che la malattia abbia due stadi patogenetici: lo stadio replicativo, con la replicazione virale si ha in un periodo di 5-7 giorni e con una risposta innata. Ovviamente in alcuni soggetti questa risposta non è in grado di contenere la infezione, o di contenerla non in modo evidente, per cui diventano sintomatici, ma in genere con sintomi lievi, dovuti sia agli effetti citopatici diretti del virus che alla produzione di citochine o di sostanze, che sono in relazione alla risposta immunitaria innata. Quando compare l'immunità adattativa, invece, si ha sì una caduta del titolo della quantità di virus documentabile, per esempio, nei tessuti, nell'espirato o nell'urine o nel sangue, ma tuttavia si ha un aumento delle citochine infiammatorie e questo può condurre a un danno tissutale, a volte a più grave del danno virale citopatico. E in effetti il quadro radiologico può essere interpretato in due modi: il quadro di danno alveolare diffuso, in genere ground glass, che può essere più o meno diffuso, con aspetti a volte a crazy paving, e il quadro alveolare con aspetti perilobulari o simil organizing pneumonia. Quando io ho visto per la prima volta questi attack, specialmente quando sviluppano un quadro di OP, questi attack per me erano del tutto identici a quelli che avevano la cosiddetta sindrome da antisintetasi. E un ruolo importante, quindi riassumendo, abbiamo elementi clinici, laboratoristici, radiologici, ma anche patogenetici che fanno considerare questa malattia, o meno alcuni stadi di questa malattia, in relazione ad una iperproduzione o un'iperreazione immunitaria da parte del soggetto. E infatti un ruolo importante, abbiamo visto, ce l'ha la interleuchina 6. Questa interleuchina è prodotta da molte cellule, agisce a livello sistemico come un ormone e prende parte nella fase acuta dell'infiammazione, nel mantenere la barriera cerebrovascolare, è secreta da molte cellule, in particolare dai macrofagi, ma anche dai T-linfociti, dai fibroblasti, dai miofibroblasti, dalle cellule muscolari, dai miociti. Probabilmente
la sua attività è inibita dagli estrogeni e questa interleuchina ha ruoli molteplici sia nella produzione di fibrosi, sia nel richiamo di cellule infiammatorie e sia nell'interessamento dell'attività degli epatociti. Bisogna tenere presente che questa proteina, questa citochina può essere prodotta dall'immunità innata, ma può essere prodotta con un fattore moltiplicativo molto più alto quando compare l'immunità adattativa. E infine, che la interleuchina possa avere un ruolo nelle infezioni virali, è evidente da un altro studio sperimentale con un pneumovirus in animali. Si è visto che la interleuchina 6 ha un impatto negativo nel quadro clinico dell'infezione sostenuta da questo pneumovirus. Se i livelli di interleuchina erano alti o gli animali non producevano interleuchina, si avevano o un danno polmonare acuto o un danno minimo. Quindi, in conclusione, l'interleuchina in questo modello sperimentale promuove il quadro di danno polmonare in questi roditori. Quando sono stati esposti o infettati da questo pneumovirus. Quindi abbiamo anche un ruolo, un dato sperimentale che documenta come l'interleuchina 6 possa avere un ruolo nell'accentuare il danno acuto polmonare sostenuto da un'infezione virale. E voi vedete, ci sono anche alcuni lavori che dicono che bisogna iniziare a considerare questa sindrome come una sindrome dovuta in un gruppo di pazienti, almeno in coloro che vanno peggio, o nei giovani che vanno peggio, una sindrome dovuta ad una iperproduzione di citochine, quindi a una specie di tempesta citochinica, e quindi a considerare l'immunosoppressione come un elemento terapeutico in questi soggetti, soprattutto poco prima che compaia l'immunità adattativa, che è un moltiplicatore della produzione di citochine. E infatti la strategia terapeutica, ovviamente, dovrebbe partire dall'inibizione della replicazione virale. Usiamo adesso dei virus usati nell'infezione da HIV, l'lopinavir e l'ritonavir, in combinazione o altri farmaci inibitori delle proteasi, ma anche il remdesivir, che è un farmaco che è stato sperimentato nell'Ebola con poco successo, ma nella SARS con maggiore successo, che è un inibitore RNA polimerasi. Avete visto prima che c'è una proteasi citoplasmatica che è in grado di stimolare la replicazione quando il virus entra nella cellula, e questo potrebbe essere inibito da un farmaco, per esempio, utilizzato nella terapia della pancreatite, che è il camostat mesilato, e ci sono studi che stanno cercando di verificare il ruolo terapeutico di anticorpi monoclonali contro la proteina S, che è la proteina che si lega al recettore ACE2. La vaccinazione sarebbe ovviamente importante e sicuramente può avere un ruolo, o comunque si cerca di vedere se ha un ruolo l'utilizzo di siero di soggetti infettati che contengono immunoglobuline specifiche contro i virus. Poi c'è la terapia, ovviamente, contro la febbre, in particolare con l'utilizzo del paracetamolo, ma voi vedete l'utilizzo degli steroidi. C'è un lavoro che dice che gli steroidi nella fase avanzata della malattia possono non avere un ruolo, ma non è chiaro, è un lavoro abbastanza poco chiaro, e soprattutto è stato utilizzato nella fase avanzata della malattia, mentre credo che il problema si realizzi nella fase di comparsa dell'immunità adattativa. Abbiamo dei dati preliminari sul tocilizumab, ci sono degli studi in corso, e la OS lancerà a breve uno studio internazionale i primi di aprile con l'utilizzo di questo inibitore dell'interleuchina 6, e devo dire che in alcuni nostri casi il tocilizumab per via endovenosa ha avuto effetti significativi nel giro di 12-24 ore. L'inibitore dell'interleuchina 1 recettore, il camostat
Nacchinumab, o anche inibitori della JAK pathway come il baricitinib, il tofacitinib, l'upadacitinib potrebbero avere un ruolo terapeutico. E ovviamente la strategia terapeutica non può non considerare il mantenimento del livello di ossigeno, l'utilizzo di supporto respiratorio non invasivo o invasivo. Ma credo che la battaglia fondamentale sia si debba combattere con farmaci che inibiscono l'attacco del virus alle cellule e la replicazione virale e con farmaci, ovviamente, che danno un'immunità permanente alla popolazione come i vaccini o farmaci che vanno a ridurre la risposta immunitaria in quei soggetti in cui la malattia può avere come danno principale quello dovuto appunto ad una reazione immunitaria del tutto irregolare o troppo elevata. Questo è un altro approccio al terapeutico che può essere esplorato. Abbiamo visto che il virus si attacca al recettore ACE2, quindi si potrebbero utilizzare dei ACE2, questa proteina di transmembrana solubile, per cui il virus si va ad attaccare al recettore solubile, non più alla cellula, quindi non entra più alla cellula. Avere ovviamente vaccini contro la proteina spike, bloccatori del recettore della ACE2, e quindi questi potrebbero tutti quanti avere un approccio terapeutico, oltre a quel già citato inibitore di questa proteasi citoplasmatica. Ringrazio Sara Picciucchi, radiologa, e Marica Tardella, reumatologa, che mi hanno aiutato a fare questa relazione, ma soprattutto vorrei ringraziare tutti i colleghi che tutti i giorni si impegnano in prima linea nella lotta in questa epidemia, in questo flagello che ci ha colpito recentemente, tutti i colleghi lombardi, tutti i colleghi dell'Emilia, della Romagna, di tutte le regioni d'Italia, tutti i colleghi che hanno purtroppo dato la vita per curare questa malattia e tutti i giovani che sono impegnati in prima linea tutti i giorni con entusiasmo, senza paura e generosità nella lotta a questa epidemia. Grazie dell'attenzione. Grazie, professor Poletti. Sono arrivate alcune domande dai partecipanti. La prima domanda è: potrebbe essere possibile che il ceppo virale che ha colpito molte persone a gennaio con sintomi gastroenterologici e tosse fosse dovuto a un'infezione da Covid-19 non ancora rilevato? Le manifestazioni intestinali sono rare ma non infrequenti. Non infrequentissime in questa patologia. In alcuni casi sono la prima manifestazione. Noi abbiamo avuto alcuni casi che sono avvenuti in ospedale per gastroenterite o per enterite cosiddetta virale. Quindi sì, teoricamente è possibile. E anche praticamente è possibile. Grazie. Altra domanda. La trasmissione per via aerea è solo ipotizzata da dati preliminari o si può considerare una via già confermata? Credo che sia del tutto confermata. Anche se la Grazie. trasmissione orofecale non deve essere del tutto dimenticata, in particolare per i bambini. Grazie. Un'altra domanda. Quando si riferiva agli steroidi, intendeva sistemici? C'è spazio come terapia preventiva per gli steroidi inalatori? Non ho dati sui steroidi inalatori. Noi abbiamo alcuni pazienti asmatici che hanno sviluppato la malattia mentre facevano steroidi per via inalatoria, quindi non so dire se l'assenza di steroidi per via inalatoria fosse stata causa di una peggiore malattia, quindi non ho dati. Io credo che ci sia spazio per trial clinici con l'utilizzo degli steroidi non ad alte dosi nelle fasi iniziali della malattia. Perché, come abbiamo visto, l'idea è che proprio ci sia in alcuni pazienti un cambio di marcia con l'arrivo dell'immunità adattativa. Quindi, se questa immunità adattativa è un po' ridotta, è possibile che il danno tissutale sia ridotto. È anche interessante andare a vedere se questa malattia ha effetti particolarmente gravi negli immunodepressi o meno gravi negli immunodepressi. Per esempio, non abbiamo dati su questo.
Ultima domanda, se esagerata la risposta immunitaria, come si spiega la maggiore mortalità nei soggetti molto anziani? Allora, non ho detto che c'è solo la risposta immunitaria, ho detto che c'è un danno citopatico, ground glass, crazy paving, che si realizza nelle fasi iniziali della malattia, che può continuare se l'immunità innata è poco efficace, e quindi il virus può dare un danno citopatico diffuso, e quindi nelle persone molto anziane questo può essere causa di morte. Nella fase Nei soggetti più giovani, invece, il ruolo del quadro probabilmente organizing pneumonia perilobulare, quindi il danno immunitario, può avere un ruolo più importante. Devo dire che anche una causa di elementi prognostici negativi sono l'obesità e il diabete mellito di tipo 2, che sono due quadri che sostengono un'infiammazione cronica di base, per cui l'interleuchina 6 in questi soggetti è più elevata di base. E anche, per esempio, il danno muscolare può essere associato ad un aumento dell'interleuchina 6 di base, quindi fare molta attività fisica può essere in questo caso un fattore che scatena maggiormente il danno tessutale. Grazie professor Poletti per la relazione e per le risposte. Grazie a tutti voi per l'attenzione.